Bentornati, bentornati nel mio canale. Torniamo a parlare di libri, la mia ultima lettura. Questa volta mi sono dedicato al fantasy. Chi segue il mio canale sa che di racconti, romanzi, fantasy ho letto veramente poco. Ho letto Lo Hobbit ultimamente e tempo fa altri libri che mi erano piaciuti. Ma c'è una premessa da fare. Il secondo libro che leggo dell'autore, l'autore è Vanni Santoni, il titolo è L'impero del sogno e la casa editrice è Mondadori, uscito e pubblicato nel 2017. Il secondo libro di Vanni Santoni che leggo, l'altro libro che vi ho recensito, troverete qui sul mio canale, è La stanza profonda, a suo tempo pubblicato per la terza collana Solaris. Fantasy, fantastico. Diciamo che si tende a catalogare e a creare un recinto all'interno del quale inserire i romanzi. Narrativa, saggistica, poesia, prosa, racconto breve, racconto lungo, fantasy fantastico, ancora di più nel genere thriller, poliziesco, noir, poliziottesco. Diciamo un attimino e facciamo un po' d'ordine per quanto concerne questo libro. Prima di tutto, L'impero del sogno di Vanni Santoni è un fantasy, per così dire, onirico, ritengo. Vi spiego perché. Il nostro protagonista, Federico Melani, di Figline Vallarno, provincia di Firenze, se non erro, ma mi correggerete, non sono ferrato in ambito geografico talvolta, ventenne. A cavallo della fine degli anni 90, studente fuori corso di giurisprudenza, vive un sogno ricorrente. Il romanzo si apre con il protagonista che ci racconta ciò che ha vissuto. E poi veniamo calati in prima persona, ci viene raccontato il narrante, l'evolversi di tutta la trama. Ovvero il nostro Federico Melani, il Mella, si troverà invischiato fra sogno e sogno del sogno e realtà. Si troverà ad essere tutore di una bambina e si sacrificherà e avrà moltissime avventure affinché si possa tutelare appunto questa bambina che dovrà produrre un nuovo mondo. Troviamo personaggi come gli inventigatori, degli investigatori particolari, troviamo gli dei, non dei greci, ma dei che si rifanno anche in parte a credenze egizie, non solo. Troviamo specchi simulacri, troviamo sapienti e i Munacielli, piccoli spettri di origine napoletana, la mia città, che andranno a, in un primo momento, essere pari del nostro protagonista e poi si scontreranno. Il romanzo è pervaso da riferimenti a giochi di ruolo, videogames, letteratura varia, da letteratura di genere, ovvero sempre riguardo un po' di Tolkien, ma anche citazioni che fanno sfoggio, da sfoggio appunto lo scrittore, di essere un grandissimo lettore. Secondo me, pregio, un grande scrittore deve essere un grande lettore, tra l'altro con una cultura diversificata, con letture diversificate. La narrazione è veloce, spedita, i capitoli sono brevi, i protagonisti pochi, di fatto il Mella verrà affiancato da Livia e da questa ragazzina Gemma. Ci sono richiami a altri libri, ne ho avuto percezione, tant'è vero che nella parte finale Vanni Santoni dice anche che questo vuole essere un attimo quasi una parodia, un prendere spunto da altri tipi di fantasy, ma è estremamente originale. L'idea del sogno come veicolo di tutto il narrato e della trama è molto intrigante, come richiami a una cultura
di anni 90, anni 2000, direi anche, tra giochi di ruolo, videogames e libri. Questo libro, poi, lo stesso Santoni, e anche io prima di leggere la parte finale, che non è spoiler, è collegato a altri suoi libri, La stanza profonda, Personaggi precari, Yol e altri suoi libri anche rispetto al fantasy precedente che lui ha elaborato. Tra l'altro lui ci racconta che la parte iniziale del romanzo è una cronaca precisa di suoi momenti, appunti, di quando era a Londra e appunto non riusciva a dormire, faceva insonni particolari, quindi ci dà anche uno spaccato di cosa è stata la sua ispirazione. Il libro dico che mi è piaciuto moltissimo, ho apprezzato questo libro, ritengo che Santoni abbia fatto centro e è un libro che credo sia conclusivo, autoconclusivo, ed è un peccato perché mi sarebbe piaciuto capire che proseguo dare alla storia, ma essendo libri, questi di Santoni, come lui ci dice anche attraverso sue interviste, in ogni suo libro di fatto c'è un richiamo al precedente, quindi può essere che nel prossimo libro di Vanni Santoni troveremo riferimenti appunto a Libero del Sogno. Quindi Impero del Sonno, Impero del Sogno è una costruzione erudita presa dalla cultura pop nerd geek, inserita negli archetipi del fantasy, ma un fantasy particolare, soprattutto quando è il narrare le vicende del superare gli ostacoli. Non troverete scene alla Tolkien del Signore degli Anelli, dal Fosso di Helm. Troverete scene e anche descrizioni un po' alla videogame, alla sparatutto. Crude no, ma dirette. È un pregio, anche un taglio, ritengo, contemporaneo al narrato che mi permette di gridare al piccolo capolavoro, perché devo essere sincero, è un libro che mi è piaciuto moltissimo, l'ho letto lentamente per godermelo di più. Non si può fare un paragone, fortunatamente, col libro La stanza profonda, perché è vero che nella stanza profonda ci sono richiami a una cultura di questo tipo, ma lì è un misto fra memoir e romanzo, e il fantastico è riservato alla lettura di libri e al giocare di ruolo. Qui il giocare di ruolo ovviamente avrà inciso nella costruzione della trama e anche nella caratterizzazione del personaggio, perché comunque il nostro Mella è un giocatore di ruolo. C'è anche un rapporto di come le droghe leggere e anche i farmaci antidepressivi e ansiolitici, sonniferi, hanno una funzione propedeutica affinché il sonno duri di più. Questo è anche un altro spaccato ed è estremamente condivisibile, apprezzabile e sottoscrivibile il richiamo che lui fa riguardo alla vicenda tragica di Giulio Regeni. Lui, Vanni Santoni, fa un omaggio a Giulio Regeni, crea un personaggio, Sofia, non vorrei sbagliare, che viene uccisa dai servizi segreti egiziani, mette ovviamente in forza probabilmente dagli uffici, dagli servizi segreti egiziani, probabilmente dalla polizia egiziana, poiché indagava riguardo le dinamiche di questo sogno ricorrente, perché il sogno ricorrente del Mella è un sogno condiviso. Livia e questa Sofia facevano parte, tutte e tre, se ho capito bene, della delegazione degli umani, che dovranno decidere con altre delegazioni chi sarà il tutore di questa bambina. Sofia non arriverà mai ad essere fra queste tre. E come vi ho detto, il tutore sarà il Mella, coadiuvato da Livia, ma vedrete l'evolversi della vicenda che è estremamente articolata.
È bellissimo quando gli dà espedienti per dormire, è molto interessante e avvincente di come il sogno, continua. Cioè, come se ci fossero due realtà parallele, che poi si andranno a intersecare e vedrete, ma che all'inizio sono due binari che non si incontrano. Quindi, se ci si sveglia, nell'altra realtà il presente continua. E quindi quando ci si riaddormenta ci si è persi un pezzo. Questo è anche uno dei motivi per cui diventa quasi patologico la ricerca del dormire da parte del Mella ed anche il suo abbandonarsi, il suo essere, vivere d'inerzia, in non importarsene più del suo vivere dell'oggi, che è un vivere dell'oggi suo presente che non gli regala alcuna soddisfazione, e quindi le proiezioni di insoddisfazione. E quindi la ricerca di realizzazione lui la riesce a ottenere in questo sogno, dove si ricava il ruolo di protagonista in una vita invece reale dove si sente uno sconfitto forse, un inadatto forse. E quindi questo è un altro aspetto interessante, anche molto ci si rispecchia molto come generazione, sono del 1984. Nel 97 avevo sui 13 anni, però potenzialmente è una tipologia di generazione che Vanni Santoni riesce a descrivere ottimamente. Mi ci rivedo, il non trovare il posto nel mondo o il non sentirsi realizzati, e questo è anche un altro degli elementi presenti nel libro del sogno. Ringrazio tutti coloro che commenteranno, spero vi iscriviate al mio canale. Leggete, 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 leggete Vanni Santoni, non vedo l'ora di leggere il suo prossimo romanzo, vi consiglio anche l'altro che ho letto, La stanza profonda, ha scritto anche Muro di casse, se non ricordo male, tra gli altri è un prolifico scrittore, e sono tutti collegati, il che mi fa veramente accendere quella lampadina del voler poi cercare nei suoi altri romanzi che collegamenti ha escogitato, tra l'altro riprendendo anche proprio dei personaggi come Jacopo Gori, che era presente nella stanza profonda, e il Mella che avevo già sentito. Vi ringrazio a tutti e alla prossima.